cittadini e cittadine di Scifì e di Forza d'Agrò, buonasera a tutti. Apriamo questa sera nella nostra frazione di Scifì la campagna elettorale, la fase finale della campagna elettorale per la lista numero uno Insieme, che ci vede in competizione con l'altra lista per andare ad amministrare il paese di Forza d'Agrò e di Scifì per i prossimi 5 anni. Come primo atto doveroso vi presento subito la lista e tutti i candidati. Subito dopo parleranno alcuni candidati e dopo continuerò a comiziare io. La compagine che mi sostiene per questi futuri 5 anni è composta dalla capolista, l'avvocato Gentile Carmela detta Melina, candidata che ricoprirà anche per i prossimi 5 anni il ruolo di Presidente del Consiglio, Pietro Bartolone, Massimo Cacovardo, attuale Vice Sindaco, Franco Caroli, nuova entrata di Scifì, Ciobanasu Gabriela, questa sera non è in mezzo a noi per problemi suoi personali, visto che è stato avanzato di gravidanza. Dicare Emanuele, capogruppo di maggioranza. Micali Patrizia, una nuova ragazza di Forza d'Agrò che si è aggiunta nella nostra squadra. Nino Sgroi, altra nuova entrata della nostra squadra. Smiroldo Claudio, consigliere comunale uscente. Smiroldo Fabiola, nuova entrata di Scifì. Speranza Stefano, altra nuova entrata di Scifì. Estraguzzi Giuseppe, assessore uscente e assessore designato per i prossimi 5 anni. L'altro assessore è designato, state tranquilli, non ce lo siamo dimenticati, si candida anche questa volta. Fiorino Ghillemi. Prima di lasciare la parola agli altri, volevo dire, come ho detto l'altra sera a Forza d'Agrò, è una lista che in buona parte riconferma gli amministratori del quinquennio che si sta andando a concludere. E in parte una lista rinnovata. Io credo che il ricambio generazionale e di alcuni componenti è fisiologico e fa parte del discorso politico. Che poi gli amici avversari dicano che le persone che non sono in lista sono passate dal loro lato, come diceva Forza, è una cosa che fa comodo a loro. Noi siamo stati un'amministrazione compatta dall'inizio alla fine. Un'amministrazione che anche nelle diversità delle vedute ha sempre mantenuto una linea amministrativa e mai ci sono state delle fratture, come si continua a dire in questi giorni all'interno del nostro gruppo. Le decisioni sono state prese sempre da tutti, anche a seguito di discussioni, anche con qualcuno che non era d'accordo, il quale si accodava sempre poi alla decisione della maggioranza, perché quando non ci sono interessi personali le decisioni si prendono tutti assieme e questa è stata una delle caratteristiche della nostra amministrazione e dei nostri 5 anni. Poi, se qualche candidato o qualche candidata per propria scelta non si è candidata più con noi, sicuramente non significa che faccia parte della lista avversaria. Ci tenevo a fare questa precisazione. Adesso lascio la parola ad alcuni candidati e poi continuerò io. Parlerà adesso il candidato al Consiglio Comunale Franco Caroli. Buonasera e grazie per essere intervenuti a questo incontro politico. Un incontro aperto a tutti, senza contrastare nessuno. Non sogno minimamente di fare un comizio,
ma solo un doveroso intervento di saluto a chi mi conosce e cogliere l'occasione per presentarmi a chi non mi conosce. Sono Franco Caroli, lavoro presso la provincia regionale di Messina, denominata Libero Consorzio Comunale, e vivo in questa frazione da 25 anni. Come sappiamo, siamo qui perché il 25 maggio siamo chiamati alle urne per eleggere il sindaco e il consiglio comunale. In questo momento di crisi della politica, io che politico non sono e che certamente non ho l'ambizione di diventarlo, con coraggio, ma anche forse con tanta incoscienza, mi voglio impegnare per la prima volta direttamente, mettendoci la faccia, a sostenere la rielezione al sindaco di Fabio Di Cara e concorrendo a far parte del nuovo consiglio comunale di questo nostro paese, impegnandomi a restare uno di voi che svolgerà il ruolo affidatomi nell'esclusivo interesse dei concittadini. I fatti personali, le beghe personali, le storie del passato non mi appartengono. L'odio, il rancore, le angherie non fanno parte della mia cultura e sono fermamente convinto che non servono alla crescita della comunità. Concittadini, vi posso assicurare la massima disponibilità a collaborare per dare il mio modesto contributo per amministrare la nostra cittadina. Chi mi conosce sa che sono capace di essere forte e deciso ogni qualvolta che sarò chiamato ad esprimere il mio parere su proposte che dovessi ritenere sbagliate, che dovessi ritenere impopolari, che dovessi ritenere dannose per la crescita e lo sviluppo della comunità. Signor Sindaco, auguro che la tua tenacia, col tuo estro e lo stile che ti contraddistinguono possa attuare il tuo programma che ritengo ambizioso, anche per il momento di profonda crisi economica che va oltre i confini della nostra Italia. I nostri concittadini tutti, di CIFI e di Forza Agro, sperano, attendano, vogliono che dopo le elezioni resti un unico slogan. Lo slogan del sindaco, della giunta, del consiglio comunale, lo slogan di tutta la cittadinanza: lavorare tutti insieme, ascoltare le esigenze della nostra gente, perseguire il bene della nostra comunità in sintonia con un nuovo modo di fare politica, in sintonia con il nuovo giusto di fare politica per la gente, tra la gente. Grazie. Viva CIFI, viva Forza Agro. Parla adesso il candidato al Consiglio Comunale Stefano Speranza. Buonasera a tutti, sono Stefano Speranza, studente universitario della Facoltà di Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa di Messina. Con grandissimo piacere mi presento a voi in veste di futuro consigliere. Orgoglioso di aver scelto come mia prima esperienza politica di essere membro di questa grande coalizione, capeggiata dall'uscente sindaco avvocato Fabio Di Cara, che stimo personalmente per le sue doti di coraggio, serietà ed onestà. Alla luce delle attestazioni di stima ricevute da parte di tantissimi paesani in questa prima fase di campagna elettorale, che verrà condotta da parte mia e nostra all'insegna della correttezza e della coerenza, la motivazione che mi ha indotto ad accettare la candidatura è stata la volontà politica di voler partecipare attivamente alla vita pubblica del mio paese, impegnandomi per il bene comune. Perché fare politica non significa potere, la politica per me è un servizio che si deve ai cittadini. È creare spazi di discussione, dibattiti e aprirsi al confronto e alla critica costruttiva. È mia intenzione dunque costruire, migliorare e consolidare i rapporti con tutti i cittadini. Intendo raccogliere osservazioni, proposte, con l'idea di tradurle in un documento reale da condividere con tutti gli amici che mi sostengono. Se ci sarà da intervenire per cambiare, cambieremo. Se vi saranno delle cose buone, le manterremo e le potenzieremo. È questo lo spirito che anima la mia partecipazione a questa prossima competizione elettorale, che affronterò, com'è nel mio stile, con serenità e correttezza, evitando, per quanto possibili, scontri aspri, ostili ed offensivi, che non rientrano e mai rientreranno nel mio carattere. Non solo per la questione di civiltà e di educazione, ma soprattutto per questione di rispetto. Non ritengo quindi sia il caso da una parte o dall'altra insultare persone che saranno chiamate a rappresentare i cittadini di CIFI e Forza d'Agro.
nella vita politica e amministrativa. Tra gli avversari ci sono persone che stimo, compagni d'infanzia e di gioco. La mia è una battaglia tra amici ed è proprio a questi amici che mi rivolgo. E adesso che mi rivolgo, non portatevi dietro ostilità, cose che non vi appartengono. È da adesso che dobbiamo cominciare, è il modo migliore per iniziare e pensare di far crescere il nostro piccolo paese. Io ho cominciato a farlo quando in occasione di un momento di festa mi sono rivolto dalle due attività commerciali presenti nel nostro paese, senza fare distinzione, senza fare logiche di parte. Questo perché tutti devono poter lavorare, questo per un senso di giustizia. A tal proposito, stasera voglio farvi riflettere sulle parole di una canzone di De Gregori, La storia siamo noi. Io vi dico che la storia siamo noi. Noi, i giovani di Scifì, quelli che hanno il dovere di far crescere il nostro paese. Noi che costruiamo la nostra storia con le nostre decisioni e con le scelte che facciamo oggi. Voglio ringraziare infine quanti il 25 maggio voteranno la lista numero 1 insieme. Concludo questo mio intervento affermando che con il nostro impegno, con la nostra preparazione, con la nostra serietà, ma soprattutto con il vostro impegno in pieno sostegno, ancora una volta vi ringrazio. Grazie a tutti. Parla adesso la candidata al Consiglio Comunale Fabiola Smiroldo. Buonasera a tutti i cittadini di Scifì e Forza d'Agro. La maggior parte di voi mi conosce già, ma per coloro che non mi conoscessero ne approfitto per presentarmi. Sono Fabiola Smiroldo, ho 21 anni e sono la più giovane di questa compagine amministrativa. Sono studentessa presso l'Università di Messina, nella Facoltà di Medicina e Chirurgia, in infermieristica. Questo mio impegno nel mondo universitario occupa gran parte del mio spazio, ma nonostante ciò trovo sempre il tempo da dedicare alla mia comunità e per questo ho deciso di mettermi in gioco in queste elezioni amministrative. Colgo l'occasione per ringraziare Fabio e i componenti della lista insieme per avermi dato questa opportunità. Non vi nego che sono stata un po' titubante, non perché avevo paura o non mi sentivo all'altezza, ma solo per uno scrupolo personale di come sarei stata in grado di affrontare questa sfida, visto la mia inesperienza nel settore. Ma le persone che mi conoscono sanno quanto io sia determinata e grintosa nelle attività in cui io mi cimento. È infatti la mia prima esperienza in questo ambito e sono veramente contenta di averla fatta con questa compagine che sin dall'inizio ha trasmesso emozioni e valori che pochi possono vantare. Credo che soli 5 anni non siano stati sufficienti e che questa lista meriti ancora una volta la vostra fiducia. Il mio interesse verso la politica nasce come servizio verso il mio paese, servizio che voglio svolgere con tutto il cuore e soprattutto senza avere, o meglio, senza chiedere un cambio e alcuna ricompensa, se non la gratitudine dei miei cittadini. Vi prometto il mio impegno, la mia fiducia e la mia lealtà nel rappresentare tutte le persone che avranno fiducia in me e anche quelle che non ne avranno. Se avrò il ruolo costituzionale nel paese, non smetterò di essere la Fabiola che tutti conoscete. Io rimarrò sempre una di voi. Ci tengo a sottolineare che io non sto combattendo una battaglia contro l'opposizione. Io non voglio infangare nessuno per avere lustro su di me e racimolare voti. Per me non c'è alcun bersaglio da colpire e da battere. È inutile insultarci, sparlarci, perché dopo le elezioni rimarranno divisioni, dissapori che non contribuiscono al bene del paese. Fare politica significa costruire e non distruggere.
La mia non è una sfida personale contro qualcuno, né voglio far notare che io sono migliore di altri, perché io non mi ritengo superiore a nessuno. Questa sarà la mia politica, collaborare con la gente, sentire le proprie idee e le loro critiche. I protagonisti siete voi, ognuno di voi è in grado di intendere e di volere e pertanto di scegliere l'opzione migliore per il nostro paese, al di là di promesse, di posti di lavoro e quant'altro. Concludo chiedendovi di accordare la mia fiducia a me e alla lista insieme. Date come sindaco Fabio Di Cara. Grazie a tutti e buonasera. Adesso lascio la parola al vice sindaco attuale Massimo Cacopardo. Grazie. Buonasera a tutti, desidero salutare gli amici, ritengo amici della lista numero 2. Io mi scuso pubblicamente con la comunità di Forza del Gro per il mio non intervento al primo comizio, ma tutto è stato dettato dal fatto che volevo parlare per prima a Scifì per ringraziare pubblicamente la comunità e soprattutto quegli elettori che mi hanno permesso di essere il primo eletto alle passate elezioni. Grazie. Questo è stato per me un motivo di orgoglio, perché ha significato che tanti hanno voluto darmi fiducia. E la decisione di ricandidarmi nuovamente è stata presa perché ancora oggi tante persone mi sostengono e hanno voluto fortemente la mia presenza per i prossimi 5 anni in questa compagine. Avete avuto modo di conoscermi in qualità di amministratore e soprattutto dal punto di vista umano. Lo sapete tutti, la mia dedizione, la mia attenzione al paese e per quanto mi è stato possibile sono stato sempre presente e attivo. Come ho sempre detto, io non sono un politico, ma semplicemente un amministratore a disposizione di tutti che cerca di amministrare il bene. Io non vivo di politica oppure di titoli, come qualche individuo continua a dire come spottò: se va a chiamare cavaliere. Ebbene sì, questo titolo l'ho meritato grazie alle mie tante attività che ho svolto nella mia professione da un quarto di secolo. Ti dispiace? Forse la cedro canta tagliaggia perché o per invidia o per raggia. Comunque, chiamami come vuoi, tanto nonostante il titolo sono e sarò sempre un umile servitore dello Stato e l'amico di tutti, anzi massimo per tutti gli amici. Comunque, quello che vi posso assicurare per i prossimi 5 anni è l'impegno, il sacrificio, la trasparenza e la buona volontà, cosa che io credo che in questi 5 anni trascorsi mi hanno contraddistinto. Purtroppo sono momenti difficili a gestire la cosa pubblica, è diventato un serio problema. Non è un modo per piangersi addosso oppure un non rendersi conto dei seri problemi che ci sono nella nostra comunità, ma basta accendere il televisore per rendersi conto come non sia facile amministrare. Credo che qualsiasi amministratore di un comune voglia il bene del proprio paese, oppure che la propria comunità ogni giorno dopo giorno migliori in tutto e per tutto, ma di questi tempi non potevo fare miracoli, la bacchetta magica ancora non l'avevo, anche se sono state fatte tante cose. Secondo mia non siamo proprio fallimentari, come dicevo sino a stasera. Per me
gestire il comune è come gestire una famiglia, e questo l'ho sempre detto in questi 5 anni. Chiaramente, se manca la collaborazione da parte dei familiari, i problemi si moltiplicano. Io ho anche detto che un padre e una madre, questo continua a ripetere sempre, non riescono sempre ad accontentare i propri figli, c'è sempre qualcuno che ne esce sotto. Continuo a ripetere che l'amministrazione non è composta dal sindaco, dagli assessori e dai consiglieri, ma credo fermamente che la partecipazione quotidiana dell'intera comunità è di vitale importanza. Purtroppo questo non ci contraddistingue. Io invito tutta la comunità ad essere più solerte. Le segnalazioni vanno, di qualsiasi natura, vanno fatte, ma non in modo verbale, ma scrivendo, carta canta. Sicuramente noi amministratori abbiamo delle grosse responsabilità, senza ombra di dubbio, ma io sono sempre convinto che con la partecipazione dell'intera comunità le cose possono migliorare. Vi invito tutti ad essere più attivi, più attenti alle problematiche del nostro paese. Non si possono accettare nel 2014 determinati comportamenti da parte di alcuni soggetti che continuano a infangare questa amministrazione sparlando, perché tanti di loro solo questo sanno fare: sparlare, infangare. Non ne voglio applausi, scusatemi, non ne voglio applausi comunque, così non dice felicità apposta, lo stesso. Anzi, tutt'oggi qualche individuo, perché così lo definisco, mi continua a provocare, a ingiuriare, a sputare, però è furbo, lo fa quando non c'è nessuno, pensa di essere scaltro, ma fai attenzione, perché la tecnologia ha fatto passi da gigante. Prima o poi te bruci, tu dici Santo Massimo. Visto che questa campagna elettorale è iniziata all'insegna di tante dette, anch'io ne ho un altro, che sicuramente lo ricordate tutti. Dammi tempo che te percio, c'è nessuno solo già luce. Io desidero dire a questo individuo, perché non riesco a identificarlo ancora io, non riesco a identificarlo, scusatemi. Credimi, non ti porto nessun odio e rancore. Ripeto, nessun odio e nessun rancore. Ma nei tuoi confronti c'è solo indifferenza. Solo indifferenza. Comunque, ai presenti chiedo umilmente scusa per questa piccola parentesi. Ma lasciatemi dire un'altra cosa. Questi individui che si credono tanto superiori, in 5 anni non hanno mai avuto il coraggio di affrontarmi apertamente. Ma alle spalle sì. Ricordo che il palazzo del comune ha delegazione comunale, è di tutti. Quindi non vedo il motivo di sparlare. Se non vuoi parlare con me, c'è il sindaco, guarda che bandito, e gli altri amministratori, ve li presento tutti quanti. Ma fatelo, solo così si può crescere. Purtroppo tante cose non sanno del verso giusto. Vi assicuro che anche nell'affare amministratore ci vuole un pizzico di fortuna. E qua non è c'è un piangere addosso. Comunque, nonostante il notevole impegno e lo sforzo che un amministratore può impiegare, tanti progetti non riescono a realizzare. Comunque, adesso per concludere vi elenco alcune cose fatte per la nostra comunità. Voi, come ben sapete, io ho ricoperto la carica di assessore ai servizi sociali e alle politiche sociali. Finalmente, perché chiaramente il servizio civile, già aveva ricordato l'altra sera il sindaco a Forza Agro,
nonostante istituito nel 2001, ma dal 2001 chi ha ricoperto la carica nel 2001 si è dimenticato che andava richiesto l'accreditamento al Servizio Nazionale del Servizio Nazionale. E noi, bene sì, ci siamo accreditati, abbiamo avuto un finanziamento, abbiamo dato l'opportunità a quattro ragazze di poter lavorare e di assistere gli anziani di Forza Ro e di Scifi. Un'altra cosa importante che io mi sono occupato e che qualcuno ancora continua a ripetere e sparlare: abbiamo organizzato tante gite. Mi sembrano sono cose stupidaggi, no? Cose banali. Ci ho organizzato tante gite, ricordo la gita a Mineo, a Noto, a Siracusa, a Modica, a Ragusa, a Piazza Armerina, a Caltagirone, a Palazzo Macrede, Alberobello e in ultimo, infine, a San Giovanni Rotondo. Beh, solo questo, forse solo questo siamo riusciti ad organizzare. Non è così, non è così. E che chiaramente ognuno vede che lo vuole vedere, no? E poi la famosa attività lavorativa per gli anziani, il banco alimentare, la partecipazione degli anziani al programma televisivo Insieme su Antenna Sicilia, la colonia estiva che è partita grazie all'idea del sindaco dal 2009 in poi, gli accompagnatori sullo scuolabus, non abbiamo fatto niente. La partecipazione degli anziani alle cure termali dalle terme, come diceva il sindaco, come diceva l'altra sera, amministrazione fallimentare. Abbiamo organizzato anche degli incontri gratuiti per la sordità, per tutta la cittadinanza. L'altra cosa importante per i giovani, la partecipazione dei giovani allo scambio interculturale con altri paesi europei, dove tantissimi giovani di Forza Ro e Scifi hanno partecipato. Le borse lavoro, ci pigliano in giro i caruse, pigliano in giro la gente. Ma scusate, se è un progetto, perché dobbiamo andare in giro? Io lo so, tutti in giro. Ma vabbè. Poi abbiamo contribuito tantissimo la partecipazione al Palio Cittadino a Scifi e io ero presente. La partecipazione al Palio dello Ionio a Santa Teresa. Comunque sono sacrifici, sembrano banalità, ma sono sacrifici, ragazzi. Cioè, mettersi in politica non è, dice uno, come metti in politica? Questi sono sacrifici, sembrano banalità, ma sono sacrifici. E poi il pieno sostegno per la famosa saga della Puzzola, che ogni anno abbiamo una cospicua partecipazione di persone di tutta la Sicilia. Non dimenticavo gli anziani che a Natale vengono offerti i panettoni. Durante manifestazioni estive e natalizie, perdonatevi, abbiamo particolare attenzione ai bambini. Di tasca nostra poi compriamo i regalini. Dico, non è che abbiamo fatto cose d'altro mondo, comunque. Poi passiamo ad altri argomenti. La raccolta differenziata, anzi, questa è un'occasione in cui invito tutti i cittadini di Scifi a rafforzare la raccolta differenziata. Credimi, rafforzare la raccolta differenziata è importantissimo. Abbiamo realizzato 66 loculi del cimitero, abbiamo realizzato il depuratore, abbiamo sistemato alcune strade interne, abbiamo sistemato la strada della via Leopardi con un cantiere scuola, e questo è stato oggetto di tante esposte alla Procura della Repubblica, ma solo perché? Forse perché là c'è il cognato dell'assessore. Ma voi vi ricordate in condizione quella strada? Vi ricordate o no? Ma comunque, abbiamo realizzato il parco giochi. Un'altra cosa importante, abbiamo, grazie alla mia attenzione, la brochure dei Santissimi Martiri. È stata voluta da me fortemente nel luglio del 2007 a seguito di un protocollo d'intesa con altri comuni dove si venera il culto dei Santissimi Martiri.
Un contributo economico l'abbiamo dato anche per realizzare un'icona dei Santissimi Martiri, che l'abbiamo installata nella via dei Santi del comune di Frazzano. In quell'occasione tanti di voi di Scifì hanno partecipato, abbiamo messo a disposizione un pullman, penso che qualcuno di voi ricorderà. Abbiamo acquistato la macchina della Polizia Municipale, abbiamo indetto un concorso pubblico per la formazione di un aggredatore per l'assunzione a tempo determinato di una lista di scuola bus per la sostituzione di quello in caso di assenza di quello diciamo fisso. Abbiamo fatto una convenzione con il CAF per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, abbiamo potenziato e messo a norma l'impianto di illuminazione del campo di calcio. Sono stati messi nuovi corpi illuminanti sia dell'illuminazione pubblica sia quelli della gestione dell'Enel Sole. Poi infine la sistemazione e la pulitura di strade agricole. Abbiamo sistemato che cosa? Il trattore, la spazzatrice, la motoape, che erano abbandonate nel garage a Forza del Ruolo da tantissimi anni. Oggi vengono utilizzati e possono servire, e serviranno, ve lo assicuro. E poi quella cosa importante, non abbiamo fatto mancare l'ordinaria amministrazione, che sono piccole cose, ma l'ordinaria amministrazione non è mancata. Comunque adesso sono argomenti che poi approfondirà di più il sindaco. Io vi ringrazio dell'attenzione, una buona serata. Cari concittadini, adesso vi inizierò io questa sera qui a Scifì a dire una serie di cose. Alcune le ho già dette a Forza d'Agro, le risentirete qui, ma è corretto che chi non era presente a Forza d'Agro le sappia. Alcune sono delle cose specifiche che riguardano la nostra frazione di Scifì e quindi le sentirete per la prima volta questa sera. Io, come ho detto a Forza d'Agro l'altra sera, tengo a precisare che quando parlo e mi riferisco agli amici avversari, momentaneamente avversari dell'altra lista, lo faccio esclusivamente su un piano politico. Capisco anche che mi posso pure infervorare, ma dico, la cosa si ferma al piano politico e non riguarda sicuramente la persona e l'aspetto umano e il rapporto umano che c'è con quella persona. Ritengo che questa sia una precisazione importante proprio per evitare strascichi che si trascenda, perché è proprio una cosa che non fa parte del mio modo di essere. Quindi faccio delle considerazioni esclusivamente di carattere politico che finiranno giorno 26. Per il resto siamo tutti persone valide, siamo persone con i nostri difetti, con i nostri pregi, ma certamente la campagna influisce sul proprio modo di essere, non influirà sulle mie decisioni future, come non ha influito dal 2009 ad oggi su quelle che ho preso. E parto subito dicendo una cosa alla candidata della lista avversaria, l'avete vista anche qui l'altra sera. L'ho detta forse e lo ripeto qui, la candidata sindaco dell'altra lista ha iniziato la campagna elettorale male, secondo me. Ha iniziato la campagna elettorale aggredendo, ha iniziato la campagna elettorale cominciando a rinfacciare, a dire che è stata un'amministrazione fallimentare. Questa sera non lo ripeto più, che non mi piace dire sempre le stesse cose, che il paese ha vissuto 5 anni quasi di oscurantismo. E quindi io mi sono un poco meravigliato, perché pensavo veramente che potesse essere veramente un nuovo che avanzava e quindi rendeva più competitiva questa campagna elettorale. Invece mi sono accorto che non è il nuovo che avanza, sicuramente è un volto nuovo, ma per i discorsi che ha fatto di nuovo ha ben poco. Come ho detto l'altra sera a Forza d'Agro, è più vecchia del vecchio, perché un candidato sindaco non può aprire la campagna elettorale basandola esclusivamente sugli attacchi personali e denigrando chi si è speso
per il bene del paese. Poi se l'ha saputo fare o non l'ha saputo fare, il giorno 25 lo decidete voi. Però sicuramente si è speso per il bene del paese. Potete dire che il senso, la parola bene può avere dei significati diversi, quindi il mio bene è diverso dal suo, dal bene di qualcuno, però sicuramente è stato per il bene del paese. E le cose fatte in questi 5 anni sono state tante, tante. A Forza da Gloria l'altra sera le avete sentite e questa sera qui ne sentirete altre, perché ho preferito dire qui le cose che riguardano specificatamente Scifì e quindi non le ho dette a Forza da Gro, anche se loro continuano a dire che noi per Scifì non abbiamo fatto niente, e anche questa sera io dimostrerò quello che abbiamo fatto per Scifì. Già Massimo lo ha fatto capire, io approfondirò alcune cose, perché le cose vanno dette. Noi siamo stati l'amministrazione della gente fra la gente, questa frase l'ho detta l'altra sera e la ripeto questa sera, perché noi siamo stati sempre in mezzo alla gente, e stare in mezzo alla gente non significa stare nella piazza, significa trovare sempre l'interlocutore ogni qualvolta c'è bisogno della pubblica amministrazione, ogni qualvolta c'è bisogno di un amministratore del comune, un amministratore che abbiamo potuto votare e che non abbiamo potuto votare, l'importante è che ci sia, e noi ci siamo stati sempre. E dico anche qui una cosa che ho detto a Forza, avete sentito l'altra sera la candidata sindaco che cosa ha detto? Ha detto bisogna uscire di casa, e come ho detto a Forza la candidata l'ha detto a se stessa, perché a Forza da Gro, non solo qua, non vi lamentate se qui non l'avete vista, anche a Forza da Gro la gente non la vedeva prima tanto in giro, è da un mese che la vede girare con la macchina e a piedi, quindi l'uscire e andare tra la gente se l'è cominciata a dire a se stessa, per autoconvincersi. Speriamo che rimanga anche dopo la campagna elettorale, non essendo sindaco che continui a uscire tra la gente. Voi cittadini di Scifì la conoscevate prima? Ditemelo, la conoscevate prima di un mese fa? E quindi dico uscire tra la gente, che comincia ad uscire. Ora risparmiatevi subito la battuta ai miei amici avversari sul fatto che anche a me non mi conoscono o che mi hanno visto poco a Scifì, perché io a Scifì ci sono sempre venuto, perché mia nonna è di Scifì. Avete pure questa sfortuna, avete la sfortuna che avete un sindaco e un candidato sindaco che aveva la nonna di Scifì e quindi unisce le due comunità, anche se qualcuno le vuole dividere. Io ho pure un poco di sangue di Scifì, è così, e ci venivo da bambino a Scifì, perché mezzo Scifì è parente mio, infatti dico sempre, se votassero tutti per me non ci sarebbe un problema. È vero che non mi vedete spesso nella piazza, ma non mi vedono neanche a Forza da Gro, perché il tempo è quello che è, c'è il lavoro, c'è la pubblica amministrazione, c'è la famiglia, però sicuramente quando Scifì e gli abitanti di Scifì avevano bisogno del sindaco, il sindaco c'è stato sempre, e se non c'era il sindaco c'era chi lo sostituiva, perché qui problemi di leadership non ne abbiamo, quindi se c'era il vice sindaco, se c'era Fiorino, se c'era Carmelo Lopresti, Carmelo Biella, era come se c'ero io, perché una cosa, un merito ce l'hanno avuto anche quelli che non sono più candidati con noi, quello di venire a dirmi tutte cose a me. Quindi anche quando dicevano una cosa ad un consigliere comunale, dopo 5 minuti la sapevo io, e quello è essere presenti, non è che essere presenti che siamo come nei paesi dell'Europa dell'Est che ci vogliono una statua per ogni piazza, essere presenti significa quando c'è bisogno c'è il sindaco, c'è l'amministrazione, tanto poi non vogliamo detto grazie, perché come ho detto a Scifì le cose le facciamo perché vanno fatte, siamo lì e le dobbiamo fare. E quindi se c'è il vice sindaco o c'è un consigliere è la stessa cosa che c'è il sindaco, anzi io vorrei che facessero a gara fra di loro a chi si fa vedere di più, così mi tolgono un poco di cose da fare a me, che sono sempre tante. Poi in queste sere, avete sentito voi l'altra sera, dicono che sono una lista nuova, la lista nuova è il nuovo che avanza, rinnovamento, nuovo. Io ho detto a Forza l'altra sera, e lo ridico qua, che sono una lista di ripetenti, alcuni bocciati anche all'esame di riparazione, perché si sono candidati nel 2006 e l'hanno bocciati, si sono candidati nel 2009 e l'hanno bocciati,
E quindi ne vogliono, non vi vogliono, non vi vogliono, ve lo ripeto continuamente, non vi vogliono, non vi ostinate, non vi vogliono, neanche in minoranza vi hanno voluto, a tanti non vi hanno voluto neanche in minoranza, pensate voi. E poi mi parlate di lista nuova, è una lista dove, di persone dove il vecchio si confonde con il nuovo, dove il nuovo a volte però sembra più vecchio del vecchio. E poi vi spiego a che cosa mi riferisco, ora ve lo spiego piano piano. La verità è una, noi, e lo ripeto qua, abbiamo ridato dignità a Forza d'Agro e a Scifì. Sì, sì, noi abbiamo ridato dignità a un paese che da molti anni vegetava. E l'ho detto anche se nel 2006 era sindaco mio zio, perché in un anno non ha potuto fare. Perché io non è che mi spavento di dire che mio zio è parte attiva dell'amministrazione, non mi spavento. Voi vi spaventate perché vi ha mandato a casa, lo dobbiamo dire, vi ha mandato a casa, vi fece finire America, un'America che continuava da 40 anni, lui ha rotto l'incantesimo, io non voglio parlare di mio zio, perché poi già mi dici che faccio quello che dice lui, figuratevi se parlo di lui. E quando lui nel 2005, non lo so perché io non seguivo la politica, vi dissi io mi voglio candidare, ci ridero tutti in ta faccia, ve lo dico in siciliano, e gli hanno detto vattene, tanto che devi fare, tanto sei babbo, e un babbo mi mandava a casa, questa è la verità, questa. E oggi ci sono io, e quindi grazie glielo devo dire a lui, è normale, non l'ho detto l'altra sera, Forza d'Agro ci sarà occasione. E io non è che mi spavento di dire che lui è parte attiva dell'amministrazione, come non mi spaventa a dire di no certe volte quando dice delle cose, e mi sciarriamo, perché alla fine ragiono sempre con la mia testa. Infatti ve lo dico, a Forza d'Agro la linea che io sono guidato da mio zio non passa più, a Scifì forse ancora un poco passa perché mi conoscete di meno, a Forza d'Agro non passa più, infatti non l'ho sentito ripetere queste, ci provano, ma lo sa la gente, i cittadini di Forza d'Agro lo sanno che non sono pilotato, anche perché capite che con questo caratteraccio che ho è un poco complicato pilotarmi, quindi io lo dico, e quindi vi abbiamo mandato a casa, vi abbiamo mandato a casa lui, e ora stiamo proseguendo noi. Quindi noi non siamo un'amministrazione fallimentare, noi siamo un'amministrazione attiva che gode del consenso della cittadinanza e godrà anche del consenso della cittadinanza il 25 maggio. State tranquilli, state tranquilli. Noi abbiamo dato la giusta dignità a Forza d'Agro e a Scifì. Scifì, parte integrante di Forza d'Agro. Una sera di queste mi dedicherò all'argomento scissione. Non pensate che non lo tocco questo argomento, lo tocco. Ancora è presto. Poi parlo sull'argomento scissione. Sapete quante cose ci sono da dire? Ce ne sono da dire tante. E le dico tutte. Le dico tutte. Perché ci vuole faccia a dire, a fare e ad essere posizionate e fare determinate cose. Ci vuole faccia. Veramente. Ci vuole faccia. Come dicevo, noi siamo stati un'amministrazione attiva che ha fatto tanto, tanto, e anche se non piacciamo, oggi non si può negare l'evidenza di tutto quello che abbiamo fatto, perché quello che noi abbiamo fatto ve lo dimostriamo con le carte e con i numeri. Venite al Comune e vi prendete le copie di tutti i decreti di finanziamento che abbiamo ottenuti, tutti. Mi farà piacere darvene copia a uno ciascuno, ve li portate a casa e ve li leggete, vedete quando abbiamo fatto le domande. E vedete che tutto è cominciato nel 2009, quindi non sono fumo negli occhi come vi hanno detto l'altra sera qua, non è un camion d'asfalto che si butta 10 giorni prima delle elezioni, è un finanziamento di 700.000 euro che è partito nel 2009 e i lavori sono iniziati adesso. Quello che qua vi hanno detto a Forza d'Agro, hanno buttato un camion d'asfalto, ora ve lo dico, magari tanti di Scifì non salgono, ve lo dico. Abbiamo avuto un finanziamento di 700.000 euro per rifare tutta la strada panoramica di Forza d'Agro. Qualcuno, forse perché esce poco, ci passa che c'era solo l'asfalto, non si è accorto che intanto ci sono i lampioni nuovi, che sono stati cambiati i pilastrini, che verrà ripavimentata la strada, diciamo la via delle rimembranze dove ci sono tutte le attività commerciali. Quindi non è un camion d'asfalto. E fare dei lavori importanti per il proprio paese e poter camminare a testa alta, perché se io il 26 maggio, non si verifica, state sereni, non sarò il sindaco di Forza d'Agro, passeggerò a testa alta e dirò ai miei figli l'ho fatto io e nessuno mi potrà dire niente, io quello che non capiva niente di politica, come qualcuno mi ha detto in questa piazza 5 anni fa,
un navannare. Sono andato in tanti posti e ho raccolto tanto, sapete quante cose ho portato? Ne ho portate tante, con la mia faccia, questa faccia in pigna, andava a tutti i banni, battia e ricuglia. Non vi preoccupate. E vi dico una cosa, ancora tante cose non si vedono. Tante cose si vedranno nel futuro, nel senso che tanti lavori, perché in quasi cinque anni si è raccolto, si è seminato, perché non c'era niente, c'era aridità totale. Non c'erano progetti, non c'era niente. C'era l'aridità totale e quindi si è dovuto ricominciare da zero. Da zero. E oggi si cominciano a vedere i primi frutti, perché purtroppo i tempi della pubblica amministrazione sono questi. Se non li vedevate negli anni passati, non si fanno le cose 10 giorni prima delle elezioni, l'ho detto a forza, ma chi si impressiona ormai più? Chi si impressiona di niente? Chi si impressiona? Se vi mettono l'asfalto davanti alla casa, cambiate idea e mi date il voto? Che io ve lo metto davanti alle case di tutti se lo fate, ditemelo. Le cose si fanno quando è il momento di farle. E tante di queste cose hanno riguardato anche Scifì. E io le dirò una per una questa sera e nelle prossime sere. E però ancora devo fare delle precisazioni, la parte iniziale è quella delle precisazioni. Perché, lo ripeto anche qui, la candidata sindaco della lista numero 2 l'altra sera ha offeso i cittadini di Scifì. Sì, l'ha offesa quando ha detto che noi promettiamo case popolari, lista di case popolari mi piace, ripeto tutti i signori, case popolari, posti di lavoro e borse lavoro. E io lo ripeto, l'ho detto a Forza d'Agro e lo ripeto qua. Hai offeso l'intelligenza delle persone, perché le persone non si fanno comprare con queste cose. Le persone lo sanno, non c'è bisogno che gli spieghi qual è la legge che dice che tocca casa popolare. Le persone lo sanno che la casa popolare toccherà a chi ha i requisiti. Ma sulle case popolari ora ritorno, perché lo devo dire anche qua quello che ho detto a Forza. Quindi noi non promettiamo niente, a noi ci conoscono, lo sanno quanto pesiamo, nel bene e nel male. Sanno quello che abbiamo fatto, sanno quello che non abbiamo fatto. Abbiamo guadagnato consensi, ne abbiamo persi. È fisiologico, fa parte del gioco politico. Qualcuno 5 anni fa ci ha votato, quest'anno non ci voterà. Qualcuno quest'anno ci voterà e 5 anni fa non ci ha votato. Pazienza. Io i primi tempi che ero sindaco pensavo che potevo piacere a tutti, ma gli ha fissato quest'idea. Ogni volta che mi dicevano una cosa non va, ci rimanevo male. Ora ci fici caldo. Non possiamo piacere a tutti, pazienza. L'importante è però di poter camminare a testa alta e di avere una dignità. E quella sicuramente io ce l'ho. E posso camminare a testa alta a Forza d'Agro e a Scifì. Perché io sono stato il sindaco di tutti. E lo ripeto 100 volte, lo ripeterò ogni sera. Io sono stato il sindaco di tutti. Perché io nella legalità, al di là di ogni colore politico, ho sempre aiutato tutti, sempre. Se si può parlare d'aiuto, perché non è aiuto, perché spesso i cittadini chiedono quello che gli tocca, non è che chiedono aiuti, e quindi lo ottengono. Non è che mi faccio dire se mi ha votato per me o non ha votato per me, se non lo so naturalmente, perché se lo so lo so. Quando si chiede, qualunque cittadino ottiene. Quando però fa richieste legittime, quando fa richieste illegittime non ottiene, anche se è uno che mi ha votato, anche se è uno che mi porta, che cammina con me a braccetto. Perché sicuramente io cose illegittime non ne faccio per nessuno. E quindi se qualcuno è scontento, probabilmente ha chiesto una cosa che non si poteva avere. Tutto qua, non è che non mi ha fatto simpatia, non si poteva avere. In altri casi non l'abbiamo potuta fare, perché come tutti ripetono, io non lo ripeterò, ma lo sappiamo, sono momenti difficili, momenti in cui si parla che li fanno scomparire i comuni. Sono momenti in cui ogni anno diminuiscono le risorse. Siamo a metà anno e non si sa quanto sono le risorse del 2014. Quindi sono momenti di difficoltà e quindi alcune volte delle cose che sembrano facili da fare non si possono fare. Però sono stato il sindaco di tutti. E questo, lo ripeto anche qui, lo sanno anche molti amici della lista avversaria, oggi candidati di là, e molti sostenitori di quella lista. Mi hanno avuto al loro fianco. Qual era il problema? Non è che io pensavo poi chissà me li tiro dal mio lato, tanto lo sapevo che non ci venivano dal mio lato, ma se facevano richieste legittime io perché non li dovevo accontentare? Che poi qua mi sento dire l'altra sera, perché Aniscero Cagida, la stanza col bottone, la stanza che ha la porta col bottone, ora la spiego questa del bottone, la stanza ha il bottone ma il sindaco ha la mente aperta, qualcuno aveva la stanza senza bottone e la mente chiusa.
Io dico agli amici avversari, diteci quello che volete fare, ancora non l'abbiamo capito. Diteci qual è il vostro programma. Ieri sera avete fatto una convention e avete individuato quello che è il vostro programma. Fatecelo sapere anche a noi, perché si fa in pubblico. Ditecelo, che volete fare? Ditecelo, no, così magari può essere che cambi idea pure io e vi do il voto. Fatecelo sapere, però fatecelo sapere entro il 25 maggio. Perché già il fatto che voi non avete il programma è un po' complicato. Sì, il programma è quello che si fa quando si presenta alla lista, lo abbiamo fatto tutti. Ma non è che si invitano i cittadini 10 giorni prima, una settimana prima delle elezioni, come avete fatto ieri a Forza d'Agro, facciamo il programma assieme. No, io ti eleggo e tu mi dici che tu vuoi fare. Io se eleggo i parlamentari alla Camera dei Deputati, non è che mi chiamano a casa e mi dicono facciamo le leggi assieme. Se io ti ho mandato le leggi le devi fare tu, io poi ti giudico se mi piacciono o se non mi piacciono. Quindi il programma fatelo voi e spiegatelo ai cittadini. Che fate finta tutta questa democrazia che vi contraddistingue, che invitate i cittadini. Avete fatto la riunione e dopo avete mangiato, cosa bellissima. Però avanti di sera qua ci avete rinfacciato che noi facciamo festini e ci compriamo la gente con i panini. E voi che avete fatto ieri sera? Cioè certe cose veramente me le tirate, io non ce l'avevo neanche scritto. Non ce l'avevo neanche scritto. L'altra sera qua dal balcone avete criticato che abbiamo fatto una mangiata a scifì e abbiamo dato della carne e dei panini alla gente, alla tipo di Civitaro Manciare, di Cattaro. Ieri sera l'hanno fatto loro, ma ci sta bene, è giusto, è bello. Alla fine le elezioni sono un momento pure per divertirsi, che c'è di male? Però se le facciamo noi ci denigrate e ci insultate, se le fate voi fate le cose belle, che siete tutti sofisticati, tutti altolocati, e quindi voi li potete fare. Vabbè, fatele, ve posso dire io. Tanto, qua siamo, il 26 sera ci vediamo. Io vi dirò i risultati che noi abbiamo fatto in 5 anni, senza tralasciarne nessuno, ve li dirò tutti, uno per uno. E ogni tanto lo ripeto, pure se poi continuo sempre con altri argomenti. Vi voglio chiarire una cosa sulle case popolari, l'ho fatta a Forza d'Agro, però non c'eravate tutti e ve lo ripeto qua. Hanno fatto su queste case popolari un terrorismo psicologico pauroso, che se veramente io amministro nei prossimi 5 anni, mi scanto. Perché a furia di ripetere case popolari, penso che vi siete convinti che a Forza ci sono anche 50 appartamenti e ci sono case per tutti. La verità è una. Noi abbiamo fatto fare le domande per le case popolari, è vero, ne hanno fatte molte anche qua a Scifì domande. E io le ho guardate, non dico per la privacy chi sono, perché giustamente sono il sindaco e ce l'ho io. E ce ne sono tanti che sono anche nell'altra lista, ma non è che sono passati con me perché gli ho fatto fare la domanda, come dite voi. Sono rimasti da quel lato, perché quelle domande non servivano per dare gli alloggi che sono rimasti liberi a Forza d'Agro. Quelle domande servivano perché l'Istituto Autonomo di Case Popolari vuole realizzare un terzo lotto di case e io gli ho detto di farle qua a Scifì. Avete capito? Perché non è giusto che una persona di Scifì abbia la casa popolare a Forza d'Agro e vada snaturata dal contesto dove ha vissuto. Quindi era giusto fare un lotto di case popolari a Forza d'Agro. E quando quelli di Forza d'Agro hanno fatto le domande, gli ho spiegato che molto probabilmente le case popolari erano a Scifì quando mi hanno chiesto qualche notizia in merito. Quindi io non ho promesso case popolari, lo sappiamo che si fa il bando, non c'è bisogno che me lo dite a me, faccio l'avvocato, lo so che si fa il bando, so pure come si fa. Quindi non era la domanda per i 2 alloggi, se ancora qualcuno ha questa confusione io ve la chiarisco. Ci sono 2 alloggi liberi a Forza d'Agro, è vero, per ora sono solo 2. Per quei 2 alloggi si farà il bando, avrà la casa popolare chi ha i requisiti, così abbiamo chiarito. Quindi se i miei candidati vi promettono la casa popolare vi stanno imbrogliando, ve lo dico io e non ce lo facciamo dire dagli avversari. Se ve la promettono loro vi stanno imbrogliando loro, ma non c'è bisogno che glielo andiamo a dire, cioè nel balcone queste cose, se sapete, mi fate rispondere su cose veramente, veramente. Qua l'altra sera è stato detto pure che io minaccio, che noi minacciamo la gente per i voti. Io l'ho detto a Forza d'Agro e lo dico qua, là ci sono i carabinieri. Se vi abbiamo minacciato avvicinatevi e ditegli chi vi ha minacciato e quando vi ha minacciato. Andate in caserma e fate una querela, denunciateci. Perché se vi ha minacciato uno della mia lista e io non lo so, mi associo alla vostra denuncia e lo denuncio pure io. Perché mi sento offeso. Perché noi non minacciamo nessuno.
Non abbiamo neanche il potere, dico, di minacciare, di togliere posti di lavoro, di fare. Non ce l'abbiamo questo potere. Sei il sindaco di un paese di 1.000 abitanti, sono, non è che sono il presidente del Consiglio dei Ministri. State tranquilli, chi è quel datore di lavoro che io lo chiamo e gli dico licenziato una persona? Mi ride in ta faccia. Dico, io non lo faccio per mia dignità. Ma non lo potrei neanche fare, anche se qualcuno se lo merita, magari, no? Mi passa per testa. Ma non lo posso fare. Quindi state tranquilli. A nessuno abbiamo minacciato. Noi chiediamo il voto, l'ho detto l'altra sera. Giro casa per casa. Ieri sera, mentre eravate a Forza d'Avro, io giravo qua a Scifì, giustamente, ognuno. E cercavo i voti. È normale, no? La candidata avversaria gira a Forza d'Avro, gira qua, perché qual è un problema? Cerchiamo il voto, cerchiamo il consenso, è normale. Chi ci vuole dare, ce lo dà, chi non ce lo vuole dare, non ce lo dà. Questi sono i mezzi di politica che noi attuiamo e questa è la politica che noi facciamo. L'abbiamo fatta nel 2006, io indirettamente, l'ho fatta direttamente nel 2009 e nel 2014 continuiamo con la stessa scia, non vi preoccupate. Quindi vi chiediamo solo il consenso, lo facciamo nella piazza, lo facciamo nella strada, lo facciamo a casa, cercando di essere educati. Come sono educati anche gli avversari, eh? Io devo essere sincero, almeno finora ho saputo che anche i colleghi avversari hanno chiesto con educazione. Ci sono case dove a noi, tra virgolette, ci sbattono la porta in faccia, nel senso che ci dicono no, ci sono case dove dicono no a loro, è normale, è un paese, questi siamo. Va bene, adesso passo a parlare dell'architetto Lombardo, ormai è diventato argomento questa sera, spero che sia qua in piazza, l'altra sera a Forza non c'era. E tengo a precisare anche qui che quando parlo dell'architetto Lombardo parlo del sindaco passato, oggi candidato nella lista, ma non della persona Carmelo Lombardo, sulla quale non ho nulla da dire e sarei anche ineducato e maleducato se mi permettessi di dire qualche cosa sulla persona, quindi è solamente un confronto politico. Però parto subito dicendo che è stato il peggiore sindaco di Forza d'Avro e di Scifì, il peggiore sindaco, e ora ve lo dico perché è stato il peggiore sindaco e ve lo dimostro, perché noi ancora ne paghiamo il prezzo della sua sindacatura. E come ho detto a Forza, è stato sindaco con i miei voti pure. Nella vita si sbaglia, ma l'importante è ravvedersi, perché sugli scecchi non cancio un'idea. Carmelo, come hai visto l'altra sera a Forza, tu qua l'altra sera hai detto che ti dovevamo distruggere, hai visto che non ti abbiamo distrutto, non ti ho distrutto a Forza d'Agro, non ti distruggo qua e non ti distruggerà nessun componente della lista numero uno. Stai tranquillo. Io penso che se c'è qualcuno che ti vuole distruggere, ce lo hai accanto. In questo momento è accanto a te. È più facile che ti distrugga un componente della tua lista che uno di noi. E questo ce lo spiega, ce lo dice la storia, non è che lo sto dicendo io. Loro ti vogliono distruggere, Carmelo. E ora te lo spiego perché ti vogliono distruggere. Te lo spiego. La politica fa miracoli, l'ho detto a Forza d'Agro, unisce, avvicina, oggi si è a fianco, domani si è avversari, e a Carmelo è finito che tutti quelli che lo hanno combattuto oggi sono accanto a lui. Tutti quelli che gli hanno fatto la guerra, che gliene hanno dette di tutti i colori. Mi ricordo tanti anni fa in un comizio gli hanno ripetuto sindaco decaduto 100 volte. 100 volte gliel'hanno ripetuto, oggi a braccetto. Ma è la politica, non ci fa niente. Quindi stai attento, perché dove ti giri gira, a destra e a sinistra, te li ritrovi, sono quelli che non ti volevano, che ti mandavano a casa, che te ne dicevano di tutti i colori. Quelli oggi ce l'hai accanto a te. Però in questa campagna elettorale ti stai contraddistinguendo per le frasi celebri. Penso che a fine campagna elettorale scriverò un libro sulle tue frasi celebri. Alcune le hai dette l'altra sera qua nella piazza. In questa piazza l'altra sera hai detto: a me piace la politica del ricambio. Bestiale, pioveva. Appena dissi sta frase si aprì i cieli. Cioè la sparavo talmente grossa che finivo pure di piovere. Largavo tempo, come si suol dire. Io ero proprio in questa posizione. Usintia dice: io amo la politica del ricambio. Ha smesso di piovere. Meno male. E ha detto: nel 2006 non mi sono voluto candidare. Nel 2009 non mi sono voluto candidare, quest'anno non mi volevo candidare, hanno insistito, ma a cucciu punti Carmelo hanno insistito,
hanno insistito. Io l'ho detto a Forza d'Agro e te lo ripeto qua: nel 2006 non ti hanno voluto, manco morto te vuosero, non ti volevano, come non ti volevano nel 2009. Hai provato in mille modi a entrare di cozzo, di ghiatto, di lato, di sopra, dalla finestra, dalla porta, non ti hanno voluto, l'hanno posta come condizione: Carmelo Lombardo non deve fare parte della lista. E ti sei stato a guardare alla finestra, li sostenevi da fuori, non ti hanno voluto. E ora nel 2014, cari concittadini di Scifì, a voi ve lo racconto più analiticamente, perché magari non essendo a Forza d'Agro non lo sapete, ma credetemi, non lo ha cercato nessuno. Ve lo devo raccontare perché non vorrei che vi faccia compassione, ci date qualche voto, perché dice poveretto, dopo che hanno insistito talmente tanto, guarda che quasi quasi ci dugno qualche voto. No, non lo ha cercato nessuno. Non lo premiate questo spirito di sacrificio che vuole dimostrare. Fidatevi, nessuno gliel'ha chiesto di candidarsi, si è presentato lui a solito suo. Verso il mese di gennaio ha cominciato a salire a Forza d'Agro ogni mattina. E io dentro di me ho pensato, casemo, ne stiamo preparando. Voleva fare il candidato sindaco, perché c'ha ancora due o tre che sono convinti. Cosa fa un sindaco a Forza d'Agro? Non ci bastava 9 anni, sono convinti che ancora lo deve fare. Ma Bianca ha detto no, cari concittadini di Scifì. Nino Bianca ci disse no, o si candida mia nipote Giulietta o noi ci andiamo a fare la lista per i fatti nostri. Panico, terrore, Giulietta, si scantaro, ma guè? Cioè quello dicevano loro, nel senso, perché loro sempre poi devono denigrare, perché li vedete assieme, ma non è che sono un'unica cosa. Giustamente, che ci potevi dire, che si può dire a Giulietta? Non si può dire niente. Io sono il primo che lo riconosco. Che si può dire a Giulietta? Come dovevano trovare la scusa? Mi ci dicono no. Hanno avuto grosse difficoltà. Hanno dovuto sudare 7 camicie. E facevano avanti e dietro, ve l'ho raccontato a Forza, c'era uno che partiva, perché Carmelo ha la casa a Forza d'Agro in fondo al paese, e partiva e faceva avanti a re, da furia di convincerlo. Fino a quando l'ha convinto? L'hanno messo con le spalle al muro e l'hanno piegato. A quel punto lui si è dovuto digerire Giulietta. Ci vieni più stentusa. Per me la politica non è un mestiere. Bella frase. Come ti ho detto a Forza, Carmelo, tu della politica hai fatto un mestiere, il tuo mestiere principale. Non avresti mai smesso di fare il sindaco. A Forza ho fatto la battuta impiegato, perché per me non sei stato un sindaco, sei stato un impiegato. Perché ogni mattina arrivavi al comune alle 8 e te ne andavi alle 2. È inutile che dici che ogni settimana andavi a Palermo. Perché se andavi a Palermo sciutisti sulla benzina. Perché non hai portato niente per Forza d'Agro. Quindi se andavi a Palermo ti andavi a fare la gita. Se no spiegaci nel balcone che cosa sei andato a fare a Palermo una volta a settimana. Bastava che portavi 2 finanziamenti l'anno. 2 per 9, 18. Sei stato 9 anni, 2 finanziamenti l'anno. 18. 9 per Scifì e 9 per Forza d'Agro. Dividili come vuoi. Io penso che non ne sono arrivati neanche 3. Ma dimmelo, può essere che io me lo dimentico. Perché tu facevi l'impiegato, stavi là, seduto al comune, con la porta aperta, la porta aperta. Io ho messo il bottone, ve lo sto dicendo. Però eri quello che faceva sì, ma, se, ma, sì, mi, ma. Una decisione mai presa. Gruppi compatti che lo sostenevano li faceva scannare, perché lui ha un vizio, chiama uno a uno per mettere uno contro l'altro. Ha fatto scannare, lui è stato l'origine del trionfo di mio zio Bruno. Zio, digli grazie, digli grazie, perché probabilmente se no ancora ci sopportavamo chissà chi come sindaco. Lui è riuscito a farti fare questo exploit, quindi ringrazialo. Terza e ultima frase celebre: io non ho scheletri nell'armadio. Mi impressionai, da sera giù via, era una serata un poco più ombrosa di questa, non ha scheletri nell'armadio. E lo dicevo urlando, agitato. Ma quante frasi infelici che sta dicendo Carmelo, veramente. Io gliel'ho detto a Giulietta l'altra sera, non lo fare parlare più. Non lo fare parlare più. Può essere che picchia qualche voto che assai. Tu non hai scheletri nell'armadio e me lo viene a dire a me. E io che scheletri nell'armadio devo avere? Poi io sono permaloso, quindi non riesco a non risponderti a queste cose. Non posso fare finta di non sentirle. Io ti dico una cosa, spero che l'armadio lo apri il meno possibile, perché ti possono cadere in corno l'ossa di tutti gli scheletri che hai nell'armadio. L'assoluto giù su st'armadio. Io non ho scheletri nell'armadio.
io dico tu non ci vedo una certa volta, veramente, io mi sorprendo io stesso. Oggi mi abbozzavo degli appunti e mi sorprendevo di queste cose. E come ho detto a Forza d'Agro, però una cosa l'ha fatta. 500.000 euro di mutui. Noi paghiamo 500.000 euro di mutui. Perché non portando un finanziamento doveva dire che faceva qualche cosa. Ma chi erano i cittadini che sapevano che faceva un mutuo? Ha aggiustato il comune, complimenti, bello, con un mutuo di 260.000 euro. Così ho aggiustato il comune. E così ha fatto altri mutui, 500.000, se occorre li specifico uno per uno e li pagheremo fino al 2021, anche chi viene dopo di me. Se in questa piazza c'è il futuro candidato a sindaco dopo di me, sappia che continuerà ancora a pagare. Non lo amo d'incordo, non c'è proprio modo di togliercelo d'addosso. Nonostante a Forza d'Agro si vede poco, aleggia sempre sopra il paese. Ora io dico, che amore puoi avere per il paese? Che amore puoi avere per il paese dove vieni un'ora la mattina ogni tanto? E a maggior ragione che amore puoi avere per Scifì, che l'altra sera ti agitavi tutto? Che amore puoi avere per Scifì? Tu hai per Scifì lo stesso amore che i componenti della lista numero 2 di Scifì hanno per Forza d'Agro. Lo stesso amore hai. E una sera di queste ve lo spiego qual è questo amore che hanno. Chi di Scifì mi se ne vanno con Sant'Alessio. Questo è l'amore. Tu hai lo stesso amore che hanno loro. Poi hai iniziato a dire l'altra sera una serie di cose. Secondo te stavi spiegando qual era il programma. E allora a un certo punto te ne sei uscito dicendo dobbiamo finire la strada tra Forza d'Agro e Scifì. Iavi, io ho 40 anni, posso avere 32 anni che mi ricordo che si parla di politica e si parla sempre da strada, da Forza d'Agro e di Scifì. Nel 2009 pure io. Però io ero giustificato e ti spiego perché, non avevo fatto mai l'amministratore. Tu che hai fatto 9 anni il sindaco, come si può fare la strada Forza d'Agro Scifì? Come si può fare? Chi te li dà i fondi? Ve lo dico, se vi promettono che si finisce la strada Forza d'Agro Scifì non si può fare perché non ci sono i fondi, non ci sono i fondi per le strade principali. Come vi possiamo prendere in giro che facciamo una strada secondaria? Come vi possiamo prendere in giro che a Forza d'Agro sta crollando la provinciale? 300 lettere ho scritto, un faldone intero per trovare un modo per sistemare la strada provinciale. Pure con Gabrielli ho parlato, col responsabile nazionale della protezione civile, dicendogli che Forza d'Agro rimaneva isolata. Lui viene nel balcone e vi promette la strada tra Forza d'Agro e Scifì, con rischio che poi Scifì se ne va con Sant'Alessio e pizzabbo 9 milioni di euro. A un certo punto dissi strada intervalliva, cioè strada di penetrazione veloce della Valle d'Agro. Si è arrivato in ritardo, non inserta una. Si è arrivato in ritardo. Fra 30 giorni il progetto della intervalliva tra Santa Teresa e Antillo è fatto. E grazie a me per la parte di Forza d'Agro naturalmente, lo fa il Proust. Ma la volete sapere una cosa? Così vi comincio a dire cosa ho fatto per Scifì. Se non era per me, Scifì rimaneva escluso, nonostante c'era una persona di Scifì che faceva l'assessore a Santa Teresa, però nella riunione una parola non l'ha detta, perché il sindaco di Limina voleva fare, giustamente, ognuno dirà di sé, il ponte, perché la intervalliva allora parte da Santa Teresa, arriva all'abbazia di San Pietro e Paolo, poi si doveva trovare un punto di passaggio da questa sponda, voleva fare il ponte al Murazzo, perché il punto in cui le due sponde del torrente sono più vicine, e li aveva convinti, ma non perché non gli piace Scifì, perché giustamente si diceva si deve risparmiare, qua si deve tagliare, là si deve tagliare, un ponte lì era molto più semplice, qui a Scifì il torrente è molto più largo. Io ho fatto come un pazzo nella riunione, perché Scifì rimaneva tagliato fuori. Pensate voi se c'era questa strada intervalliva, chi passava più da Scifì? Solo io però ho parlato, eh? Il cittadino di Scifì, assessore di Santa Teresa, già faceva l'assessura a Santa Teresa, quindi giustamente non gli interessava. Una parola non l'ha detta. E ci sono i verbali, non è che sto dicendo stupidaggini. Il sindaco di Forza d'Agro chiede che il ponte si faccia all'altezza dell'abitato di Scifì. Il ponte è all'altezza dell'abitato di Scifì. È un progetto, lo so, non è che io, grazie a me, si sta facendo la strada intervalliva. Però se un giorno, con la nuova programmazione 2014-2020 arriveranno i fondi, il progetto sarà quello,
non è che poi il sindaco che ci sarà gli dirà no, siccome quello di prima l'aveva fatto Murazzo io lo voglio fatto a Scifì. Le cose si programmano. Questa è una delle cose che ho fatto per Scifì. Io l'ho fatta io, c'era il vice sindaco con me. Siamo andati tutti e due, perché gli ho detto vieni anche tu, perché si parla di Scifì e quindi è giusto che ci sia anche tu. Perché io non ne faccio ruoli da leader, come dicono loro, di protagonismo, non ne faccio. Ci siamo andati assieme e poi ci è andato lui solo alle riunioni, ma non perché erano meno importanti, è andato anche avantieri col presidente del consiglio ad Antillo, se n'è andato una mattinata intera, invece mi ceccavote, se ne andava a riunione ad Antillo. Questo ha fatto, perché il dovere, prima viene il dovere per il proprio paese, e siccome il progetto si sta facendo in questi giorni si è trasferito là, è andato là e ha parlato di questo progetto. Questo è quello che facciamo noi, questo. Quindi Carmelo, anche su questa cosa, sei arrivato in ritardo. Depuratore consortile, sei arrivato in ritardo. Ho firmato la convenzione io per il depuratore consortile. Con Sant'Alessio, Santa Teresa, Savoca, Casalvecchio, era normale, no? Era normale. Era normale. Quindi anche qui, argomento bocciato. Depuratore di Scifì. Questo è un argomento a cui dedico ora qualche minuto. Depuratore di Scifì. L'avevamo previsto noi, ma in ufficio no. Poi ci siamo resi conto di che cosa? Di che cosa? Perché non gli dici che avevate 250.000 euro per il depuratore di Scifì e l'avete utilizzato per fare altre cose quando eravate all'amministrazione? Perché non glielo dici questo? Diglielo. Assieme al tuo vice sindaco avete preso quei soldi e li avete spostati. E il depuratore non l'avete fatto. Io quando sono arrivato sindaco nel 2009 ho saputo che Scifì non aveva il depuratore e mi sono meravigliato, ci disse ma scusate ma dove va a finire tutte cose? Ci sono delle fosse nel torrente, quindi vanno a cielo libero nel torrente. Avevamo una premialità che oggi purtroppo non abbiamo più di 110.000 euro, ho preso, è vero c'era al comune un progetto di un depuratore scatolare. Non mi sono preoccupato né chi l'aveva fatto, né chi era il padrino che aveva portato a quello per farlo. L'ho chiamato e gliel'ho fatto mettere. E c'è il depuratore. C'è il depuratore, non ha risolto definitivamente il problema, ma intanto c'è il depuratore. È un passo avanti. Se avevamo risolto tutti i problemi non c'era più bisogno di presentarci. Quindi l'ho dovuto lasciare qualcuno, l'ho fatto apposta. Così lo faccio nel secondo mandato. C'è il depuratore. Mi dispiace che non ho potuto collegare Piano Luca al depuratore per fare un lavoro completo, non ci sono riuscito, lo farò dopo. C'è un depuratore, fate della facile ironia, il depuratore è a norma, il depuratore è a norma perché noi paghiamo delle persone per fare le analisi. Se fate della facile ironia, vi anticipo, così non lo fate nelle prossime serate, che scarica solo acque depurate. Possono fare puzza magari nel periodo estivo, si può formare un rigagnolo, avete ragione. Ma sono acque depurate perché noi paghiamo una persona per fare le analisi. E quindi se ci imbroglia, ditecelo, che lo denunciamo noi, non c'è bisogno che le denunciate voi. Lo denuncio io perché si prende i soldi nostri, i soldi della cittadinanza. Viene e mi dice che è tutto in regola. Quindi piuttosto che fare della facile ironia, anche chi era all'opposizione, veniva e diceva, scarica nel torrente, che io ero il primo che andava e denunciava quello che faceva le analisi. Che mi dice che è tutto in regola, perché non ho la presunzione di dire che le cose le facciamo giuste, le facciamo. E quindi prendevamo rimedi, intanto avete il depuratore, grazie all'amministrazione, capeggiare da me, e senza dire grazie a nessun altro, e prima non ce l'avevate, questo si deve dire sul depuratore. Già so che già qualcuno, prevedo pure il futuro, perché facendo il sindaco sono diventato mago, c'è uno che parlerà del depuratore e so già quello che dirà, e io quindi gli risponderò il giorno che lo dirà. Perché se no gli tolgo l'argomento. Scavi di Scifì, lo rimando a dopo. Che elezione è se non si parla degli scavi di Scifì? Non è un'elezione. Penso che si parlerà degli scavi di Scifì per tutta la vita. E come è giusto che sia. Però qualcosa per gli scavi di Scifì, tranne qualche piccolo cosa in passato, lo abbiamo fatto noi, non è che l'hanno fatto gli altri. Lo abbiamo fatto noi. C'erano altri che potevano fare e non hanno fatto. E ora ve lo spiego che cosa potevano fare e che cosa non hanno fatto, ve lo dico più avanti. Sempre l'architetto, perché è il mio argomento preferito, sto finendo però sull'architetto. Ha detto che
quante determine che stanno facendo in questi giorni. E quindi mi fa piacere che una persona attenta va e legge l'albo pretorio online, perché l'albo pretorio non c'è attaccato alla porta, tu l'altra sera hai detto non c'è più l'albo pretorio, c'è sul computer, quindi la trasparenza è garantita lo stesso, se volevi intendere che non c'è trasparenza. Però se tu hai fatto il sindaco, almeno da quando sono sindaco io, le determine si fanno con la copertura finanziaria e il ragioniere gli mette tanto di firma e di capitolo. Quando facevi il sindaco tu non lo so come si facevano le determine, quindi inutile che gli dici dal balcone non vi pagano, non vi pago, non vi paghiamo, non vi preoccupate, perché il ragioniere non si fa arrestare per me, né per chi mi deve dare il voto se pensi che le determine le faccio per prendere voti. Hai fatto un errore però, mi hai dato un vantaggio. Le determine di questi giorni, ve lo dico così, gli dovete dire grazie a lui, perché si scudava 20.000 euro. Sapete che cosa ha fatto? Ha fatto la richiesta di un mutuo alla Cassa Depositi e Prestiti per 20.000 euro. Però per progettazione, secondo me nel periodo finale aveva a contentare qualche amico e ci aveva a fare qualche progetto, non è riuscito a spenderli e io me li sono trovati nel bilancio. Il ragioniere me l'ha detto 2 mesi fa, dice ci sono 20.000 euro di un mutuo non erogato, che facciamo? Ci sta il ragioniere, pigliamo lì subito, però progettazione, i progetti li fa l'ufficio tecnico prima che arrivano i finanziamenti, poi il progetto esecutivo si fa con la gara. Quindi noi soldi per progettazione non ne bruciamo, comparanze non ne dobbiamo pagare. Con i 20.000 euro facciamo lavori che servono ai cittadini e quindi abbiamo fatto le determine. Se il ragioniere me lo diceva 2 anni fa, io non aspettavo il 2014 per spenderli. Questo è un altro di quei mutui che stiamo pagando per te. Quindi dite grazie, te lo devono dire a te, non a me. Qualche cosa l'hai fatta, vedi, ti dico che non fai niente. Qualche cosa almeno l'hai fatta. Perché io le so leggere le carte, Carmelo, non è che dobbiamo aspettare a te che dici perché io le carte le so leggere. E certo, a nostra scuola le sai leggere. Io le so leggere pure, ho visto che tu non hai speso questi soldi e li ho spese. Ecco che cosa ho fatto, un buon amministratore fa questo. Fa questo, che cosa devi vedere? Ora dobbiamo vedere, ma che devi vedere? Che devi vedere? Basta, chiudo qua, penso che ti ho dedicato pure troppo tempo. E ripeto a Giulietta, non lo fare parlare più, non sai un danno che te fa. Passo a dire una cosa sull'altro consigliere che ha lo stesso nome, che sfortuna che hai, Carmelo Lombardo. Un semplice passaggio, perché l'altra sera hai esordito qua a Scifi con un discorso che anche mi ha lasciato parecchio perplesso. Dico, ma un giovane che si presenta può fare un discorso del genere come quello che hai fatto tu l'altra sera? Ci hai cominciato a parlare amministrazione, di cara e risata, battiti tu nelle mani e abbiamo fatto il colpo di teatro. Ma se tu nel 2006 avevi 17 anni, non penso che ti occupavi di politica e quindi ti sei accorto di questa ombra che si è messa sul paese di Forza d'Agro. Cioè sei un ragazzo, sei il nuovo che avanza, ma fallo vedere, non è che questa sera Fabio, la Stefano cominciare a dire tuo nonno, tuo zio, tuo cugino, chi, parlano di quello che vogliono fare, del futuro, non di quello che è stato. Se poi siete indottrinati in questo senso, continuate così che questo vi paga. E poi un'altra cosa ti voglio chiedere, perché questa non la sapevo. Hai detto che qualcuno di noi ti ha cercato. Io ne prendo atto, non lo so, non lo sapevo. Ti chiedo di dirmi chi è. Perché siccome sono un tipo che mi hanno detto Dominus Accentratore, cioè ti ha cercato qualcuno e non me l'ha detto a me. Mi sembra strano. Io so che non ti ha cercato nessuno della nostra lista. Però se ti ha cercato qualcuno me lo dici. Perché sono curioso di saperlo e lo rimprovero. Perché da buon Dominus non si doveva permettere. Prima parlo io e poi parlano gli altri. Visto che mi dite che faccio così, andiamo avanti. Filippo Brianni. Filippo, dai, non è che. Te lo ripeto, l'ha detto 5 anni fa. Il mio avversario preferito è una frase che in questi 5 anni ci siamo ripetuti centinaia di volte incontrandoci al tribunale. Filippo Brianni, ora vado agli scavi su di te. Ma non lo dico per attaccarti personalmente, perché tu lo sai che noi siamo amici, lo dici sempre e lo dico sempre anche io, non l'ho negato mai. È normale, siamo coetanei, facciamo la stessa professione,
ragioniamo in alcune cose allo stesso modo. Siamo avversari politici, va bene, pazienza. Però tu, Filippo Brianni, in questi anni hai ricoperto la carica di presidente, scusate, dell'osservatorio dei beni culturali dell'Unione dei Comuni. E allora una riflessione sugli scavi, io questa sera la devo fare. La devo fare. Dirò quello che veramente abbiamo fatto per gli scavi e quello che vogliamo fare. Però tu non puoi esordire dicendo che sugli scavi non si è fatto nulla. Tu non lo puoi dire. Si è fatto quello che si poteva fare. Hai detto molte cose inesatte, Filippo. Potevamo chiedere finanziamenti. Falso. Sui terreni privati non si possono spendere finanziamenti pubblici. Non si possono spendere finanziamenti europei. L'Europa non ne dà soldi alla pubblica amministrazione per fare dei lavori sui terreni privati. L'Unione Europea, te lo spiego perché non avendo fatto mai l'amministratore non lo sai, l'Unione Europea ha delle misure rivolte ai privati, delle misure rivolte alle pubbliche amministrazioni. Quando l'amministrazione accede a una misura, deve essere proprietaria dell'area sulla quale si va a intervenire. Perché noi non abbiamo potuto partecipare ad alcuni bandi sul fotovoltaico perché avevamo poco terreno, per esempio. Quindi non è vero che tu dici se si voleva fare, si poteva fare. Non si poteva fare. Con la bocca è facile. Per strappare l'applauso è facile. Dillo. Ma tu lo sai che non è così. Poi hai detto bisognava intercettare i fondi europei. Ma dico, tu eri il presidente dell'Osservatorio dei Beni Culturali. E quindi tu mi dovevi chiamare e mi dovevi dire... Sindaco Fabio, ci mancava che mi chiamavi sindaco, casi amici. Fabio, guarda che sta uscendo questa misura, perché sennò quella carica a che cosa ti serviva? Mi dissetti in qualche tavolo che si faceva qualche riunione? Perché non riuscendo ad avere una carica elettiva con i voti te ne vai a cercare una dove vieni nominato per amicizia? Perché poi me le tiri dalle unghie, Filippo. Cioè tu che cosa osservavi in questi anni, che cosa hai guardato, che cosa osservavi? Perché eri presidente dell'osservatorio, quindi dovevi osservare. Che cosa hai osservato? Questo devi dire. Devi dire questo qua. Se c'era un bando, tu mi dovevi chiamare. Ascolta, bandi non ce n'erano, Filippo, ti rassereno. Non hai fatto nessuna omissione, perché io i bandi me li so leggere da solo e non ho bisogno che mi chiama nessuno. Però eri tu che mi dovevi chiamare. Eri tu. E tu non è che non ti sei accorto solo di questo, non ti sei accorto di tante altre cose. Perché si è fatto il piano paesaggistico e gli scavi non erano inseriti. Tu eri il presidente dell'Osservatorio dei Beni Culturali, te ne sei accorto? Non hai osservato in quel caso. Cioè il piano paesaggistico è lo strumento, è una sorta di piano regolatore sopracomunale che vincola tutto. Io l'ho aperto quando è arrivato al comune di Forza per fare le osservazioni. Ho visto dove c'erano segnati i siti archeologici e quello di Scifì non c'era. E io ho fatto le osservazioni e gliel'ho fatto inserire. Tu che cosa stavi osservando quando è arrivato il piano paesaggistico? Spiegamelo, visto che ti stanno così a cuore. L'area non era sottoposta a vincolo. Ti sei premurato mai tu di fare questa cosa? Ti sei premurato mai di sollecitare l'apposizione del vincolo sull'area? Ti sei mai preoccupato da presidente dell'osservatorio di farlo? Potevi bypassare pure me, così ti battevamo le mani a te. La facevi tu, come Unione dei Comuni. Dici, all'interno dell'Unione c'è un sito, l'Osservatorio dei Beni Culturali, perché a quello servivi, non è che servivi ad altro. L'Osservatorio dei Beni Culturali promuove l'apposizione del vincolo sull'area. Non l'hai fatto. Non l'hai fatto, l'altra sera te ne sei uscito con la frase il vincolo lo aveva messo il professore Lombardo. Giusto, il professore Lombardo si è comprato il terreno e ha messo il vincolo nel senso che ha impedito che quell'area, e a lui gliene dovremo essere grati sempre, questo noi non lo negheremo mai, mai. Sicuramente era una persona che sapeva vedere oltre rispetto a molti altri cittadini e quindi ha capito l'importanza del sito, ma il vincolo lo deve mettere la sovrintendenza. E se non c'è messo il vincolo non si può fare niente. Io non millanto amicizie con gli assessori regionali, però quando io sono andato dall'assessore regionale e gli ho detto che sull'area non c'era il vincolo, non mi ha fatto continuare a parlare, perché mi ha detto non abbiamo soldi sulle aree sulle quali sono vincolate, già le gestiamo noi, figuriamoci sulle aree dove non c'è il vincolo.
Quindi ci voleva il vincolo, quello là della sovrintendenza, Filippo, non gli fare credere alle persone quello che non è. E il vincolo chi è che gliel'ha fatto mettere sull'aria? Noi! Questo abbiamo voluto fare. Poi te ne sei uscito, avvieremo le indagini col georadar. Non si può fare, te lo sei letto il verbale che abbiamo fatto dal prefetto 2 mesi fa. La sovrintendenza ha detto che prima di avviare le indagini col georadar, geoscanner come si chiama, per vedere quanto è grande il sito archeologico, perché buona parte del sito archeologico ancora è sottoterra, questo è sicuro, la sovrintendenza ha detto che prima si deve mettere in sicurezza quello che è emerso e servono 30.000 euro e noi ci stiamo attivando per trovare questi 30.000 euro. 5.000 euro li mette l'Università di Messina, grazie al nostro interessamento noi siamo andati a bussare alla porta. Tu eri il presidente dell'Osservatorio dei Beni Culturali, che cosa osservavi? Spiegamelo che cosa osservavi. Quindi è inutile che dici ora andiamo e facciamo le indagini col georadar, non le puoi fare, così se vai ad amministrare tu già sai che non le puoi fare. Metteremo i cartelloni che Archeo Club ha pronti. Cioè nel 2009 tu sei venuto da me e mi hai detto ci sono i cartelloni che indicano il sito. Io ti ho detto dimmi il giorno e l'ora, tu o chi per te ora, se no poi mi dici che non è vero. È venuto qualcuno dell'Archeo Club, non mi ricordo se eri tu. Dimmi il giorno e l'ora che io ti mando l'operaio e li mettiamo. È 5 anni che aspetto. Se i cartelloni li ha fatti l'Archeo Club non è un merito tuo. È inutile che dici noi li metteremo già pronti, perché se sono pronti li mette qualunque amministrazione. Quindi non sono cose che farai tu. Insomma, al solito, chiacchiere, chiacchiere e chiacchiere. Solamente chiacchiere. Niente, niente, perché con queste chiacchiere si deve cercare di offuscare o di nascondere quello che fanno gli altri. Perché brava agli altri non si dice, sapete, sa, va stare attenti. Non si può dire a un altro bravo. I bravi siamo solamente noi quando parliamo. Gli altri non capisci niente nulla. Questa è una regola di vita. Ringraziaci, sei il presidente dell'Osservatorio dei Beni Culturali, forse ora non lo sei più, non lo so. Ringraziaci per quello che abbiamo fatto per il sito, piuttosto di dire non avete fatto niente. Dimmi avete fatto poco, lo accetto. È vero, abbiamo fatto poco, potevamo fare di più. Tu che pensi, che io sono convinto che so fare tutte cose o che ho fatto tutto? Ma non mi dire non hai fatto niente, perché io ho messo il vincolo, io dico l'amministrazione, non io persona. Io ho messo il vincolo e io l'ho fatto inserire nel piano paesaggistico. Se no neanche compariva nelle cartine il sito archeologico di Scifì. E ora ti dico anche le altre cose che ho fatto per gli scavi archeologici di Scifì. Ora te lo dico. Perché se c'è il sentiero Forza d'Agro, Scifì, Abbazia di San Pietro e Paolo, una parte di merito è anche il nostro dell'amministrazione. È vero che il sentiero lo fanno dei volontari, l'ho detto a Forza d'Agro, però i volontari sono spinti da noi, perché i volontari ti tracciano il sentiero, poi non è che se lo possono mettere a manutenzionare. Io gliel'ho chiesto di aprire un sentiero Forza d'Agro Scifì, gliel'ho chiesto io personalmente, perché gli ho detto di fronte agli scavi c'è il ponte che porta all'abbazia di San Pietro e Paolo, gliel'ho detto io e l'hanno tracciato grazie al nostro interessamento. E noi lo facciamo pulire 2 volte l'anno con gli operai nostri e con i volontari, ma i volontari da soli non ce la fanno, perché i volontari 3 persone sono, avete capito? 3 persone sono, quindi a loro va sempre detto grazie, ma l'amministrazione è quella. E il sentiero io non è che me lo sono inventato, perché ho capito che anche Scifì doveva avere il suo ruolo. Questo è fare le cose, perché dici che facisti Scifì, questo ho fatto. Ho creato un percorso turistico rurale su Scifì, l'ho creato io, e lo dico con presunzione, questo ho fatto, perché poi su questi sentieri abbiamo preso 3 finanziamenti, ve lo ripeto, l'ho detto a forza, 260.000 euro il primo, c'è la gara in corso, 213.000 euro il secondo, si deve fare la gara per il progetto esecutivo, ma già abbiamo i soldi, non che dite ghiacchiri, 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 soldi, soldi, soldi sono. E 200.000 euro mi sono arrivati 20 giorni fa per fare il materiale promozionale, quale capofila di 9 comuni. Io ho partecipato al bando, io ho cercato gli altri 8 sindaci, gliel'ho fatto firmare, ho preparato tutte le carte e io, come io intendo il comune di Forza d'Agro, li gestirà e farà tutta la cartellonistica, farà tutte le applicazioni, farà il portale web. Sono 200.000 euro da spendere in materiale. E ricordatevi una cosa quando dicono che io non ho amore per la frazione.
quando abbiamo fatto il bando, abbiamo partecipato, il percorso Forza d'Agro Scifì non era neanche nella nostra mente. Quindi il finanziamento era più su Forza d'Agro Recavallo, quello che c'è all'interno del comune. Io ho fatto in modo che in fase esecutiva venisse dirottato sul Forza d'Agro Scifì, perché il Forza d'Agro Recavallo è in buone condizioni sostanzialmente. E quindi era giusto valorizzare di più questo sentiero. Questo è amore per Scifì. Cosa hai fatto per Scifì? Questo ho fatto. E lo dico con orgoglio. Avete capito? Lo dico con orgoglio. Perché io, ora non ricordo, mi sembra stato nel 2012, ho organizzato una manifestazione all'abbazia di San Pietro e Paolo. Dice, hai mire espansionistiche. No! Ho organizzato io una manifestazione, ho fatto venire l'Orchestra Sinfonica Siciliana, facendogliela intestare alla parrocchia di Casalvecchio e al sindaco di Casalvecchio. Chiedetelo a lui se non ci credete. Dice, Mattia, che ti interessa dall'abbazia? Ma secondo voi si può parlare degli scavi se non si collegano all'abbazia? No. Io ho fatto venire il dirigente generale dell'assessorato ai beni culturali e anche se era una serata che c'era il diluvio universale, per sentire questo concerto non c'entrava la gente dentro l'abbazia, per accendere i riflettori, perché se la gente va all'abbazia viene a visitare gli scavi che sono di fronte. Quindi non avevo mire espansionistiche su Casalvecchio o mi volevo allargare. Volevo dire, lì si è parlato anche degli scavi di Scifì, perché non lo potevo organizzare la convention davanti agli scavi di Scifì, il concerto, perché ci avevo pensato di fare un concerto davanti agli scavi, mi hanno detto di no, e quindi l'unico posto era l'abbazia. Questo è avere amore per il proprio paese, questo è. Queste sono le cose che io ho fatto, e poi parlate di turismo e di cose. Io nel 2009, quando sono arrivato all'amministrazione e Massimo mi ha parlato della Via dei Santi, io ci ho visto una grande potenzialità per questa frazione, ho visto una grande potenzialità e sono stato presente a tutte le riunioni, Filippo me ne puoi dare atto perché c'eri anche tu come membro della confraternita, a tutte le riunioni in cui venivano invitati i sindaci. Una volta siamo andati col vice sindaco anche a Lentini o Carlentini, non mi ricordo, per una riunione di mezz'ora per fargli vedere che a noi ci interessava questa Via dei Santi, questa via che cerca di unire il percorso che i Santi Martiri hanno fatto, perché era una forma di sviluppo turistico. L'idea della brochure gliel'abbiamo data noi a Sant'Alfio, perché io mi sono alzato e gli ho detto, bene il discorso religioso, affianchiamo anche un discorso tra le amministrazioni, facciamolo diventare una fonte di risorsa, facciamolo diventare una forma di turismo. Ed è nata la Via dei Santi. E quando vengono i ragazzi nei progetti di scambio europeo, noi gli diamo i dépliant e gli piacciono, perché molti che vengono dalla Spagna gli sembra che è una sorta di Cammino di Santiago, è normale, il paragone, dico, non si può fare, però sicuramente è un modo di partire, un modo per partire. Questa è la Via dei Santi, questo è creare un'unione con il sindaco di Vasta, e ci sentiamo, di Poggiardo ci sentiamo sempre, perché è rimasto un rapporto di amicizia. Ma non per poter dire io sono amico del sindaco della Puglia, per poter cercare di sviluppare sempre di più questa forma di turismo religioso, perché questa è una realtà di Scifì specifica, non li ho portati mai a Forza d'Agro io. Le riunioni le ho volute fare qua, perché qua era il sito di interesse. E quindi le abbiamo fatte qua. E i dépliant della Via dei Santi che abbiamo stampato vengono distribuite a Forza d'Agro anche nel punto di informazione, si dà la più ampia diffusione. E questo è non fare niente? Ditemelo voi se questo è non fare niente. Io proprio lo voglio sapere. Massimo ha parlato dell'icona, siamo andati a Frazzano, è stata una manifestazione bellissima, c'è una Via dei Santi bellissima che porta al monastero di Fragalà, di San Filippo di Fragalà mi sembra che si chiama, e là c'è scritto Scifì di Forza d'Agro con l'immagine dei santi assieme agli altri paesi dove sono nati i santi, perché eravamo più paesi e hanno fatto un'icona più grande. E ci sono andato in prima persona non per mania di protagonismo, ma per fargli vedere che noi siamo interessati alle cose e che non mandiamo non è per denigrare il consigliere o l'assessore, perché spesso viene visto come una forma di disinteresse se non ci va il sindaco in prima persona. E quindi io mi sono premurato ogni volta ad andarci in prima persona per fargli vedere che c'era l'interesse. Abbiamo avuto un finanziamento di 50.000 euro per fare un infopoint.
Si chiama, la misura si chiama sottomisura 321, servizi essenziali e infrastrutture rurali. Lo sapete che cosa significa? Ve lo spiego subito. Si rimette a nuovo la delegazione, questa, sotto, e si crea un punto di accesso informatico per tutti i cittadini. Tutti i cittadini possono andare là e possono avere accesso informatico a tutte le forme che sono previste dal bando, e allo stesso tempo deve diventare una sorta di sportello che si trova al centro della Valle d'Agro. Per questo l'ho voluto fare a Scifino, per dare il contentino, perché ci credo che ci sono delle potenzialità e delle risorse qua a Scifì. E quindi l'infopoint non l'ho fatto a forza d'Agro, l'amministrazione, io sempre parlo, non l'ho fatto, ma parlo dell'amministrazione. C'ho quella cosa da centratore di potere che mi dicono, quindi ogni tanto parlo il dominus, parlo in prima persona. Non c'è nessuno ha avuto il dubbio che si doveva fare a forza d'Agro perché è più turistica. Si doveva fare qua, perché il turismo rurale qua si fa principalmente. Ed è innegabile che Scifì è il centro della Valle d'Agro e quindi può fare da elemento di collante con tutto il territorio. È normale, è fisiologico. E quindi l'infopoint verrà realizzato qua. Sto parlando di un finanziamento preso, non di una promessa. Di un finanziamento preso. Perché io parlo solo delle cose che si fanno. E rimaniamo sempre nell'ambito del turismo e della cultura. Quando si è avviata la procedura e la pratica per i siti dell'UNESCO, gli scavi di Scifì hanno la stessa importanza che hanno i monumenti di Forza d'Agro. Non è che si è pensato solo a Forza d'Agro, si è pensato a tutto il territorio. Queste sono le cose che abbiamo fatto. Queste. Anche un piccolo territorio può avere i suoi sviluppi turistici e le sue forme di progresso turistico. E questo è quello che noi abbiamo fatto. Che dite che non abbiamo fatto niente. Abbiamo fatto quello che abbiamo potuto fare, ve lo ripeto, abbiamo fatto magari cose che non vi piacciono, io non è che dico, magari voi le facevate meglio, però per farle meglio dovete arrivare all'amministrazione, e all'amministrazione non ci arrivate. Non ci arrivate perché partite male, partite male, partite male, non perché noi siamo più bravi, non riuscite a vedere al di là del vostro naso. No, perché continuate a dire alle spalle non c'è nessuno, alle spalle non c'è nessuno. Secondo me vi volete autoconvincere, è quasi una forma di esorcismo che vi fate. Alle spalle non c'è nessuno, alle spalle non c'è nessuno. Ma che ci fa se c'è qualcuno alle spalle? Scusate, ma io non lo sto capendo. Ma dov'è il problema se dietro di voi c'è qualcuno che ha fatto politica da più anni e vi sprona? Qual è il problema? Ditelo. Avete paura di dire chi c'è dietro di voi? Perché se non c'è nessuno vi vedo un poco sprovveduti, eh? Se dietro di voi non c'è veramente nessuno, ma in che mani dobbiamo finire? Se dietro di voi non c'è nessuno, speriamo per davvero che c'è qualcuno, perché state tranquilli che quelli che ci sono dietro la politica la sanno fare, la sanno fare. Quindi vantatevene piuttosto che spaventarvi se dietro di voi c'è qualcuno. Poi se quelli che ci sono dietro di voi e la gente non piacciono, non vi danno il voto, forse non lo dite perché non piacciono alla gente, e quindi cercate di dire che non ci sono. Stasera io ve l'ho detto, così non lo dite voi. Chi c'è dietro di me? Cammina dietro di me, mio zio, sì, lo ripeto per la decima volta, stasera mi fai questa cosa, così la smettiamo. È un sostenitore attivo dell'amministrazione, sì. È un pilastro dell'amministrazione, è vero, con i suoi errori, io gliene dico di tutti i colori. Però sa fare politica, e ve ne dovete fare una ragione, rassegnatevi. Sa fare quella politica che voi non sapete fare, non la so fare neanche io. Perché io ho sempre detto che posso essere bravo a fare l'amministratore, non il politico. La politica la fa lui e la sa fare. E ve lo ha dimostrato, mandandovi a casa. Però il sindaco sono io, non vi spaventate, il sindaco sono io. E chi ha avuto a che fare con la pubblica amministrazione lo sa che il sindaco sono io, nel bene e nel male. E che ragiono con la mia testa. E che non ascolto a nessuno quando ritengo che non vada ascoltato. Ascolto tutti, a prescindere dal grado di parentela, quando ritengo che vadano ascoltati. Perché ho la mia dignità, ho la mia personalità e le cose le faccio come mi piace a me, quando decido io. Piace a me significa nell'interesse della pubblica amministrazione, però è nell'interesse dei cittadini, non nell'interesse personale. La dobbiamo finire con questi personalismi. Ma fatemi un esempio, quali sono questi personalismi? Piuttosto di buttare frasi là, così, fate esempi. Ditemi in 5 anni che personalismi ho fatto. Che io vi rispondo. Vi rispondo. Vi posso dire che forse è stata fatta qualche cortesia in più. E vi posso dire che forse è stata fatta a chi non se la meritava. E chi sto oggi è un ringraziamento. Ma non sono personalismi.
non sono personalismi, perché le cortesie non sono, sono cose che fanno parte della persona umana. Sicuramente non è stato negato niente a nessuno. Poi, se ci permettete, se uno può scegliere, sceglie a chi gli piace. Se poi dobbiamo fare finta di non voler dire neanche questo, non lo diciamo, io invece lo dico. Dove posso scegliere, scelgo a chi mi piace. Abbiamo fatto anche una serie di interventi, credo che devo finire, 5 minuti, non mi guardate con gli occhi storti. Allora, Massimo si è fermato sugli interventi, il servizio civile, però non ha detto una cosa, che quando abbiamo ottenuto il finanziamento siamo stati forse 3-4 comuni in tutta la Sicilia che hanno avuto il servizio civile, e uno è stato Forza d'Agro, la prima volta che presentava il progetto. Dopo che ci siamo accreditati, abbiamo presentato il progetto e siamo passati. E hanno lavorato 4 giovani a servizio degli anziani. A servizio degli anziani. Questo potevamo fare. Abbiamo fatto l'attività lavorativa per gli anziani, abbiamo fatto le gite, l'ho detto Massimo, abbiamo fatto quello che l'amministrazione ci consente di fare. Abbiamo fatto anche degli interventi per i giovani. Oggi parlate, il ritrovo non lo chiudiamo. Ma perché lo dite? Scusate, ma perché si va a chiudere? Se lo dite, cioè io manco mi passa per l'idea la testa di chiudere il ritrovo. Ci hanno criticato che abbiamo dato ai ragazzi quello spazio, ci hanno criticato. Non lo so se ci ha criticato chi dice che oggi non lo chiude, perché a me non mi interessano le critiche. Ci hanno criticato. Ci hanno criticato, ci hanno ricamato. Io mi è arrivata un'istanza, neanche sapevo chi l'aveva fatta. Ma scusate, ma qual è il motivo per cui dei giovani che si vogliono riunire in un posto, in una struttura comunale, una struttura chiusa, si deve dire di no? Spiegatemelo qual è il motivo. Spiegatemelo perché non si doveva fare. E io gli ho detto subito sì. Gli ho detto subito sì. Qualcuno allora è andato in giro e gli ha detto state attenti, si è sciuta luci tu comuni. E ma qual è il problema? Me ne assumo la responsabilità. Il comune paga la luce per un punto di aggregazione di giovani. Questo è dare servizi. Questo è dare servizi. Ci partiamo pure a denunzia. Ma qual è il problema? Qua siamo. Non ci spaventiamo. Perché se ci spaventiamo non ci prendiamo gli impegni, non facciamo gli amministratori. Se io mi devo spaventare non mi candido a sindaco. Quindi la luce del ritrovo la paga il comune. E qual è il problema? Qual è il problema? Se il ritrovo si chiude non manca un punto dove i giovani di Scifi si possono riunire. Qual è il problema? Qual è? Ditemelo. Ora giustamente dite non lo chiudiamo, perché vi scantate che qualcuno non vi dà il voto. Ma state tranquilli, dico sempre là siamo, chi vi deve votare vi vota, chi non vi deve votare non vi vota. Manterremo la pista delle automobiline. Ma la pista delle automobiline chi gliel'ha fatta fare? Scusate, gliel'abbiamo fatta fare noi, sempre per lo stesso principio. C'è uno spazio pubblico, dei cittadini lo chiedono, sono dei giovani e lo fanno. Lo fanno, io gli dico sì, no a questa, ad altre 100 iniziative. A tutte quelle iniziative che servono ad evitare la dispersione, la noia, dite quello che volete. Io l'altra sera sono andato al ritrovo, mi hanno detto non c'è internet. Ci disse bestia camudicisto dopo un anno, perché se me lo dicevate subito il giorno dopo c'era internet. Qual è il problema? Non sono andato a dirglielo una settimana prima delle elezioni, me l'hanno detto ora. Qual è il problema? Un sindaco, un comune non deve fare queste cose. Dov'è lo scandalo? Dov'è? Fate la pista delle automobiline. Vi ho anche detto fate un'associazione che poi vi dico quali sono le misure alle quali potete partecipare. Non c'è bisogno di fare lo sportello al comune. Le cose si dicono. Fate un'associazione, io quando esce il bando ve lo dico. Perché se si fa lo sportello, non è che il ragazzo sa quando esce il bando e viene al comune, può passare ogni mattina, scusate, c'è qualche cosa, scusate, c'è qualche cosa. Quindi dico lo sportello, bella iniziativa, non è per criticare, a me avete detto una delle cose che volete fare. Però dico spesso a che cosa serve? Serve dare l'informazione al cittadino. Non è che lo sportello consente che il cittadino passa dallo sportello la mattina. Quindi senza sportello, io gli ho detto ai ragazzi fate l'associazione e vi dico come prendere 15.000 euro a fondo perduto per partecipare, perché mi leggo la Gazzetta Ufficiale, non è che faccio il mago. E i ragazzi quando lo vorranno fare, peggio per loro che non l'hanno fatto, già la prima misura è scaduta. Questo significa fare amministrazione, avete capito cari concittadini? Mi fermo qua, ci sono altre cose per Scifi, eh? Cioè, qua questi sono lavori pubblici che ancora non ho detto e su giovani e sociali ancora non ho finito. Così almeno nel prossimo comizio la smettete di dire che non abbiamo fatto niente per Scifi. Mi fermo qua per questa sera
Grazie della vostra attenzione, grazie alle forze dell'ordine, ai vigili urbani, grazie a Vincenzo e Salvatore per l'ausilio delle luci e dell'audio. Grazie e buonasera a tutti, ci vedremo nelle prossime sere. Grazie. Pleasure cruise. I consider it a shame.